Bene, allora buon pomeriggio a tutte e a tutti. Abbiamo il piacere di iniziare questo incontro sulla realtà, sulla situazione dell'America Centrale. Tutti i partecipanti hanno visto il programma, quindi abbiamo con noi tutti gli ospiti e le ospiti previste. E quindi abbiamo a disposizione circa 2 ore per approfondire un contesto che anche in queste ore sta conoscendo sviluppi proprio intorno ai temi che abbiamo messo al centro dell'incontro. Per ragioni di agenda politica, l'onorevole Piero Fassino, presidente della Commissione Esteri della Camera dei Deputati dovrà lasciarci prossimamente, quindi diamo innanzitutto la parola a lui perché possa svolgere le sue considerazioni. Successivamente, dopo l'intervento dell'onorevole Fassino, farò una breve presentazione. Io sono Dario Conato dell'area America Latina del CESPI, farò una breve presentazione del senso di questa iniziativa, del contesto in cui anche di lavoro e di ricerca del CESP in cui questa è inserita, e poi avremo tutti gli interventi come da programma, tutti interventi in presenza, con l'eccezione della vice ministro degli affari esteri e cooperazione internazionale Marina Sereni, che ha poco fa inviato un video, perché anche la sua agenda politica è piuttosto complessa, non le permetteva di essere fisicamente presente. Quindi, senza aggiungere altro, ringrazio l'onorevole Piero Fassino per la sua qualificatissima e molto benvenuta presenza, e gli cedo volentieri la parola. Grazie. Grazie al CESPI, grazie a Dario Conato, Daniele Frigeri, grazie a tutti i nostri ospiti. Io mi scuso, ma come probabilmente sapete, o comunque se non sapete ve lo dico, è in corso di esame da parte del Parlamento il decreto che finanzia le missioni di pace italiane all'estero, il decreto che ogni anno viene all'esame del Parlamento. Io alle 16 ho una riunione dedicata a questo, a cui tra l'altro parteciperà anche la vice ministra Sereni, che invierà un messaggio al vostro convegno, e quindi la concomitanza, perché questo provvedimento va in aula nei prossimi giorni, e quindi la concomitanza dei due eventi mi obbliga a stare all'Assemblea, essendo io uno dei relatori su questo provvedimento. Ringrazio naturalmente il CESPI e credo che sia stato molto opportuno convocare e promuovere questo momento di riflessione. Perché, diciamo, non solo l'America Latina è un continente che ha conosciuto e conosce continui sviluppi, eventi, cambiamenti. Penso alle recenti elezioni del Perù, penso alla situazione in Brasile, penso alla situazione in Venezuela, penso al tormentato dibattito sulla riforma costituzionale in Cile e via di questo passo, ma poi anche l'America centrale è investita da eventi e dinamiche politiche che richiedono di essere attentamente approfondite. Siamo da qualche ora di fronte alla notizia luttuosa dell'assassinio del presidente di Haiti, e stiamo anche cercando di capire che sviluppi avrà questo evento. E in Nicaragua c'è una situazione politicamente molto delicata e critica. Tradotto in una formula molto semplice, per essere breve, perché tutti sappiamo tutto: chiunque si candidi alle prossime elezioni presidenziali rischia immediatamente di essere arrestato, come è accaduto ad alcune personalità politiche nicaragüensi che hanno annunciato di volersi candidare alle elezioni e immediatamente sono stati destinatari di misure di carattere oppressivo e repressivo da parte del regime di Ortega. E la cosa è particolarmente grave perché tutto questo sta, per un verso, e non da oggi, però sta definitivamente, come dire, offuscando tutto quello che in una fase diversa
la rivoluzione, cioè, bisogna che tutti spengano il microfono perché c'è un disturbo. Dicevo, offusca naturalmente quello che è stato dal punto di vista valoriale, simbolico, politico, la rivoluzione sandinista, che rappresentò un punto di riferimento per tutti i movimenti di liberazione, i movimenti democratici negli anni 80, in America Centrale, in America Latina. Ma soprattutto poi, a parte questo fatto che già di per sé ha un valore, è quello che sta accadendo in Nicaragua da anni è un processo di, diciamo, restrizione progressivo di ogni spazio di libertà, di ogni spazio di democrazia in nome di una gestione autocratica del potere che sfocia, diciamo, facilmente in atteggiamenti di carattere dittatoriale. C'è qualcuno che ha un microfono acceso, che vi va spento. Ecco, vabbè. E tutto questo richiede di essere attentamente valutato per quello che rappresenta. E poi l'America Centrale, come sappiamo, è un continente in cui la prossimità e la contiguità dei paesi è tale per cui quello che accade in Nicaragua influenza immediatamente, in positivo o in negativo, a seconda dei momenti e delle dinamiche, quello che accade nei paesi limitrofi, dal Salvador agli altri paesi, al Guatemala, a Panama e agli altri paesi, al Costa Rica, agli altri paesi della regione. Quindi io penso che sia molto giusto riflettere e capire come un processo rivoluzionario democratico abbia potuto via via restringersi e declinare in modo sempre più, diciamo, sempre più evidente in una autocrazia. E questo lo facciamo non soltanto, lo dobbiamo fare non soltanto per avere un punto di analisi, ma anche per cercare di capire come uscirne e come agire perché le elezioni presidenziali prossime non siano appunto una farsa come vorrebbe Ortega, ma siano invece un momento democratico che può rappresentare, diciamo, la fuoriuscita da questa situazione così, così drammatica. Sulla vicenda in Nicaragua si sono pronunciate l'Organizzazione degli Stati Americani, si sono pronunciate molte cancellerie dell'America Centrale, c'è una risoluzione recente dell'Unione Europea e del Parlamento Europeo. Insomma, i messaggi a Ortega di preoccupazione, di inquietudine, di warning sono arrivati da molte fonti. Fino ad oggi tutte queste, diciamo, queste denunce, questi, diciamo, allarmi non hanno fin qui avuto esito. E io credo però che non ci possiamo rassegnare, evidentemente, a una situazione che deriva e declina sempre di più verso una condizione di carattere dittatoriale, e invece bisogna creare le condizioni perché da questa situazione si possa uscire. Si possa uscire, evidentemente, in primo luogo con l'attivazione di un dialogo interno, da un dialogo tra tutte le forze della società nicaragüense, tutte le forze politiche nicaragüense, con un'azione di pressione, di accompagnamento e di affiancamento anche della comunità internazionale. Si tratta di mettere in campo tutto ciò che è necessario e possibile per fare in modo che, diciamo, da questa situazione si possa uscire. Questa è la ragione per cui abbiamo ritenuto di fare questa riflessione. Nelle prossime settimane alla Commissione Esteri discuteremo del tema con un'audizione della Vice Ministra Sereni che verrà a riferire sia sulla situazione in Nicaragua sia sulla situazione ad Haiti. Riprenderemo le risoluzioni del Parlamento Europeo e le adotteremo e le assumeremo anche come Parlamento italiano e mettiamo in campo tutto ciò che è necessario per vedere se da questa situazione che in questo momento è di impasse si può uscire. Io qui mi fermo, lascio a Conato di introdurre la discussione, ringrazio tutti coloro che ne discuteranno, mi scuso ancora perché ero molto interessato ad ascoltare evidentemente i nostri ospiti, ma causa di forza maggiore mi obbliga a lasciare. Grazie e buon lavoro. Grazie, onorevole Fazzino. Prendiamo come una promessa di rilancio, diciamo, questo annuncio della prossima audizione della Vice Ministro sui temi del Centro America e dei Caraibi, con un'attenzione
tra l'altro al Nicaragua e ed Haiti. E ovviamente è molto importante che la comunità internazionale si impegni senza rompere ovviamente tutti i possibili canali di dialogo per un'effettiva democratizzazione e consolidamento dello Stato di diritto in quei paesi. Bene, io brevemente, appunto dopo questo primo intervento, vorrei introdurre la giornata ricordando che con questa iniziativa il Centro Studi di Politica Internazionale, il CESP di Roma, ha inteso mettere un po' al centro dell'attenzione un'area geografica, il Centro America, che in questi anni ha condiviso, soprattutto negli ultimi 2 anni, ha condiviso con il resto del continente latinoamericano una forte domanda di democrazia e di rispetto dei diritti umani. Quattro paesi in particolare, Guatemala, Honduras, El Salvador e Nicaragua, stanno attraversando fasi molto complesse della propria storia, senza ancora trovare, come si diceva prima, soluzioni stabili e risposte al disagio sociale. E questo lo mostrano i grandi flussi migratori che continuano e che crescono da quei paesi verso gli Stati Uniti e, nel caso del Nicaragua, verso il Costa Rica. Il Centro America, e qui quando parlo di Centro America o America Centrale, mi riferisco e ci riferiamo almeno in prima battuta all'istmo, quindi alla zona continentale, vicina e legata per molti motivi ai Caraibi, ma un poco separata dai Caraibi stessi. Ecco, il Centro America è stato nei decenni passati, per tanti di noi, un punto di riferimento, è stato un oggetto di grandi movimenti di solidarietà internazionale, come si ricordava poc'anzi. E pur tuttavia oggi, nell'attenzione verso l'America Latina, il Centro America rimane un po' in secondo piano. Eppure anche in Centro America ci sono stati movimenti di protesta che hanno attraversato la regione e che, insieme ai movimenti sviluppatisi nel resto del continente, abbiamo cercato di analizzare attraverso un forum ospitato nel sito del CESPI nel 2020, i cui risultati oggi sono materializzati in un volume edito dall'editore Donzelli. Ora, il Centro America è una regione che ha una forte identità storica, politica, sociale, e al contempo non è separato da quanto avviene nel resto del continente, a cominciare da aree vicine come la Colombia, dove stenta a consolidarsi anche lì un processo di ricostruzione democratica, come abbiamo visto in queste settimane e mesi, il Messico, che ha le prese con organizzazioni criminali molto potenti e che stendono i propri tentacoli e la propria azione anche alla regione centroamericana. E poi, come già si è detto, i Caraibi, e in primo luogo Haiti, con i tragici avvenimenti di queste ore. Haiti, un paese che probabilmente è nell'area latinoamericana e caraibica, quello più lontano dal poter trovare una propria strada di democrazia e sviluppo, mentre la popolazione vive ormai da generazioni una situazione di povertà estrema diffusa e di cui al momento non si vedono vie d'uscita. Vorrei infine ricordare, fra i paesi vicini, Cuba, dove la mancanza di spazi di democrazia plurale è sempre più sentita, in particolare dai giovani che si stanno esprimendo attraverso iniziative di innovazione e provocazione culturale, che mettono in discussione un assetto che fino ad ora sembra immutabile. Né possiamo ovviamente dimenticare la drammatica involuzione del Venezuela, che meriterebbe tutto un discorso, un approfondimento che qui non abbiamo previsto. Ora, tornando al contesto centroamericano, noi vorremmo cercare di capire alcuni elementi che ha già forniti l'onorevole Fassino, se e come questa regione possa ricostruire, consolidare lo Stato di diritto, che poi significa elezioni democratiche, partecipazione, separazione fra i poteri, trasparenza, lotta alla corruzione, pluralismo, diritti. Guardate bene, sono temi che adesso, quando parliamo di America Centrale, tendiamo un po' tutti ad associare a quanto sta avvenendo in Nicaragua, ma non è che gli altri paesi
siano messi benissimo da questo punto di vista. C'è una situazione molto critica, molto complessa nel Salvador. Ci sono conflitti fra poteri dello Stato e la tendenza forte da parte dei governi a condizionare l'indipendenza della magistratura in paesi come il Guatemala e l'Honduras, dove peraltro ci sono gravi questioni relative ai diritti umani, ed è di questi giorni la notizia della prima importante condanna di uno degli ideatori dell'assassinio di Berta Cáceres in Honduras, che è un grande passo avanti. Ora, in tutto questo, io vorrei fare un solo riferimento a un paese lontanissimo dal Centro America, un paese latinoamericano che abbiamo tutti nel cuore, il Cile, perché il Cile ha intrapreso una strada che ha destato ammirazione in tutto il mondo, e dove dalle proteste, che inizialmente erano state represse con grande violenza e gravi abusi, si è arrivati a un processo costituente che oggi include, accoglie, in cui la politica è scesa, diciamo la politica, il sistema, per così dire, è sceso dal podio, dando spazio alla pressione che veniva da tante voci della società. E vorrei ricordare che di pochi giorni fa, poche ore fa, l'elezione di Elisa Lancón, una donna indigena Mapuche, a presidente della Convenzione Costituente del Cile. Questa è un'elezione che è molto più di un simbolo. Il Cile è un ottimo esempio di come dal riconoscimento del disagio sociale che è all'origine delle proteste si possa trovare la strada per andare avanti, ricostruire la pace e la convivenza, rifuggendo dalla tentazione di criminalizzare le mobilitazioni, dando la colpa a complotti e manovre internazionali. Errore o tentazione in cui sono caduti molti governi nel 2020, nel 2019. E come da anni sta facendo il governo del Nicaragua. Ora, i nostri ospiti conoscono bene la regione centroamericana, la vice ministra Marina Sereni, che sull'America Latina è sempre stata molto sensibile e che, come sappiamo, non potendo essere presente, ci ha inviato un messaggio che ora ascolteremo con grande interesse, padre José María Tojeira, che ci parlerà dall'Università Centroamericana di San Salvador, una sede accademica molto prestigiosa che ha pagato anche con la vita di sei suoi accademici padri gesuiti e di due lavoratrici uccisi dall'esercito salvadoregno durante la guerra civile nell'89, un'università che ha pagato il suo impegno a fianco dei diseredati. E sentiremo Haide Castillo, che ci parlerà del Nicaragua dall'esilio, dove si trova dopo essere stata perseguitata dal regime a causa della sua attività per i diritti umani. Poi abbiamo con noi Gianni Beretta, per il quale Centro America è una seconda patria grande, e che dalle colonne del Manifesto e dalla voce delle radio con cui collabora fornisce da molti anni letture problematiche, molto stimolanti e spesso anche un po' controcorrente per i lettori e gli ascoltatori di quegli organi di informazione. E avremo anche la testimonianza, l'analisi di Lucia Capuzzi, una delle giornaliste più attente alla regione centroamericana, in un panorama molto distratto della stampa italiana. Ecco, questo è il senso dell'incontro di oggi, che si inserisce all'interno di un lavoro che abbiamo sviluppato sull'America Latina in questi mesi, ospitando riflessioni anche su libri di analisi relativi al Cile. Abbiamo organizzato un webinar sul Brasile e il ritorno di Lula e speriamo di proseguire su questa strada. Due parole sulla giornata da un punto di vista tecnico. Come sapete, attraverso il simbolo del mappamondo potete ascoltare la versione in lingua spagnola o italiana. I nostri ospiti parleranno ognuno nella propria lingua e nell'account CESPI su Facebook si può seguire in diretta in questo momento il dibattito nella versione in lingua spagnola, mentre da domani sul sito del CESPI e su Facebook sarà caricata anche la versione in lingua italiana. Concludo subito, i nostri ospiti interverranno ciascuno per circa 15 minuti per un primo giro. Sarà possibile inviare domande via chat, tanto attraverso Zoom, tanto via Facebook. Raccoglieremo le domande e le lanceremo ai nostri ospiti per un secondo giro. A questo punto mi taccio, passiamo subito ad ascoltare l'intervento video dell'onorevole Marina Sereni, Vice Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale del Governo italiano. Grazie. Desidero ringraziare il CESPI per l'invito a questo seminario dedicato all'attuale situazione politica e sociale
in America Centrale. Credo si tratti di un appuntamento non soltanto tempestivo, ma anche molto opportuno, considerate le dinamiche che in questa fase contraddistinguono la regione centroamericana. Il tema attorno al quale questo webinar ruoterà, democrazia, conflitti e derive autoritarie in America Centrale, inquadra molto bene il difficile momento che la regione centroamericana sta attraversando. Una regione che a 30 anni dalla conclusione delle guerre civili fatica ancora oggi a trovare una propria stabilità e ad avviare a soluzione le criticità che la contraddistinguono, la fragilità istituzionale, l'aleatorietà dello Stato di diritto e della tutela dei diritti umani fondamentali, la pervasività della criminalità organizzata e della corruzione, le diseguaglianze sociali ed economiche crescenti, lo sfruttamento del lavoro, la povertà, le problematiche ambientali. Fattori questi ultimi che a loro volta rappresentano dei formidabili detonatori di fenomeni altrettanto gravi e in espansione, come la violenza contro le donne, contro i minori, contro gli attivisti dei diritti umani e i flussi migratori che premono costantemente al confine meridionale degli Stati Uniti. Nell'arco dell'ultimo anno e mezzo, poi l'esplosione della pandemia da Covid-19 ha rappresentato un acceleratore delle criticità centroamericane. Penso in particolare ai paesi del Triangolo Nord, El Salvador, Guatemala e Honduras, nei quali i già gravi sanitari pubblici sono stati messi a dura prova dall'avanzata dei contagi e poco hanno potuto fare per arginarli. La pandemia da crisi sanitaria si è ben presto trasformata anche in crisi sociale, imponendo ai governi la difficile scelta tra l'arginamento dell'infezione, il contenimento dell'infezione e il contenimento del disagio sociale derivante dalla chiusura delle attività economiche. L'Italia si muove, e non solamente da oggi, come un protagonista molto attivo nei rapporti con i paesi centroamericani. Rapporti forti e dinamici che stiamo cercando di espandere ulteriormente. Lo stiamo facendo avvalendoci sia dei programmi della nostra cooperazione allo sviluppo, molto attenti tra l'altro all'empowerment femminile, al sostegno dell'uguaglianza di genere e al reinserimento sociale dei giovani in conflitto con la legge, sia dei meccanismi di dialogo politico. Dove tali meccanismi non siano stati ancora creati, stiamo lavorando per istituirli, convinti dalle positive esperienze già avviate. Se da un lato salutiamo con piacere e con soddisfazione il recente ingresso del Costa Rica, uno dei paesi più stabili della regione centroamericana, nell'OCSE, dall'altro non possiamo non manifestare preoccupazione per alcune tendenze autocratiche che iniziano ad intravedersi in El Salvador, ma soprattutto per la grave crisi in atto in Nicaragua, dove il regime del presidente Ortega sta da anni perpetrando gravi violazioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali, e sta ora falsando il gioco democratico in vista delle elezioni presidenziali e parlamentari del prossimo 7 novembre. Nonostante le condanne ricevute dall'Unione Europea, dalle Nazioni Unite, dall'Organizzazione degli Stati Americani, il regime nicaragüense prosegue nel suo intento di chiudere ogni spazio democratico, disinteressandosi degli appelli della comunità internazionale. Una ragione in più per continuare a monitorare, insieme ai nostri partner europei, la situazione, per adottare misure che possano arginare questa deriva autoritaria e per far percepire alla società civile nicaragüense la nostra vicinanza. La situazione ad Haiti, già da tempo precaria sul piano politico, economico, sociale e della sicurezza, ha registrato un repentino e drastico peggioramento, con l'assassinio la scorsa notte del presidente Jovenel Moïse, rimasto di fatto l'unica autorità a governare il paese dopo la conclusione del mandato del Parlamento.
Siamo di fronte ad un evento drammatico per una realtà già fortemente provata da un lungo periodo di involuzione istituzionale, di instabilità e di lotte intestine, che non può non evocare scenari preoccupanti. Scenari dei quali la comunità internazionale, ad iniziare dalle Nazioni Unite, dovrà necessariamente tenere conto, assumendosi la responsabilità quantomeno di contenere le tensioni che verosimilmente emergeranno nel paese, che non sembra essere in grado di gestire le proprie sorti senza un forte sostegno esterno. L'assassinio del presidente Moise getta anche una pesante alea sull'iter di riforma costituzionale e di elezione del nuovo presidente e del nuovo Parlamento, che dovrebbero concludersi entro la fine di quest'anno e che sono unanimemente considerati passaggi indispensabili affinché il Paese possa sperare di imboccare un percorso condiviso e duraturo di ricostruzione politico-istituzionale e sociale. Il nostro impegno per la stabilità e la democrazia in America Latina non può ovviamente prescindere dal rapporto solido e costruttivo che abbiamo instaurato sin dalla sua creazione con il sistema della integrazione centroamericana, il SICA. In questo quadro vorrei inoltre fare riferimento al fatto che grazie a risorse stanziate dal governo italiano è stato possibile, in collaborazione con l'Istituto Italo-Latinoamericano, organizzare un programma di formazione per magistrati e funzionari di pubblica sicurezza centroamericani, il Plan de Apoyo de la Estrategia de Seguridad de Centroamérica, articolatosi in 4 edizioni ed affidato ai nostri migliori esperti nel contrasto alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Un'iniziativa che ha riscontrato successo ed apprezzamenti da parte del SICA e dei paesi partecipanti e che ha gettato le basi di un'analoga e più ampia iniziativa rivolta questa volta a tutti i paesi dell'America Latina e dei Caraibi. Il programma Falcone e Borsellino, attualmente in fase di realizzazione e i cui risultati verranno presentati ad ottobre in occasione della 10ª conferenza Italia, America Latina e Caraibi. Sono consapevole che i problemi istituzionali, politici, economici e sociali che caratterizzano l'area centroamericana hanno origini lontane e richiedono costanza nell'affrontarli e anche soluzioni ambiziose. Ma proprio per questo sono convinta che il percorso che abbiamo intrapreso con il SICA e con i paesi della regione vada nella giusta direzione. Occorre insistere, creare sinergie con altri attori di rilievo. Penso ad esempio alle iniziative che gli Stati Uniti stanno impostando per affrontare le radici profonde delle migrazioni o ai programmi dell'Organizzazione degli Stati Americani. Occorre intensificare le relazioni e il dialogo bilaterale, avvalendoci degli strumenti a disposizione, ascoltando le esigenze presentateci dai paesi, condividendo possibili soluzioni, avvalendoci anche dei mezzi messi a disposizione dall'Unione Europea, primi fra tutti l'accordo di dialogo politico e di cooperazione del 2003, che fu firmato a Roma, e l'accordo di associazione UE-America Centrale del 2013. C'è ancora molto da fare, ma l'Italia continuerà a formulare proposte e ad offrire contributi concreti per sostenere la stabilità, la democrazia, le istituzioni e lo Stato di diritto in America Centrale. Ancora grazie per l'invito e buon lavoro a tutti. Molto bene, ringraziamo a distanza l'onorevole Ministro. Penso che sia molto importante la sottolineatura dell'impegno italiano ed europeo a favore dei processi democratici. Si citava il caso della formazione di quadri istituzionali di tutti i paesi dell'area centroamericana sui temi della lotta alla grande criminalità organizzata. Io penso che questo sia molto importante, come è importante mantenere tutti i canali di dialogo bilaterale e multilaterale. Penso anche, sono certo, che la politica estera italiana si è sempre ispirata a questo, che l'amicizia con i popoli e l'appoggio
ai processi democratici non possa, anzi debba alimentarsi e alimentare simultaneamente questi due aspetti, da una parte la solidarietà, dall'altra anche una capacità di critica, di espressione di preoccupazione, ricordando che sui temi dei diritti umani non valgono i vincoli di non interferenza, no? Quando si parla di non interferenza negli affari altrui, la comunità internazionale ha sempre fatto un discorso a parte per quanto riguarda i diritti umani. Non è bello, insomma, vedere, questo da una mia interpretazione, spesso, non necessariamente nel caso, qui si è parlato del Nicaragua, ma spesso si è visto anche per altri paesi. Io ricordo quando c'erano i militari in Guatemala, all'epoca della guerra civile, negli anni Ottanta, che attaccavano gli Stati Uniti, che dicevano qualcosa sulle violazioni dei diritti umani delle popolazioni indigene in Guatemala, dicendo: questa è la classica ingerenza dei colonialisti, eccetera. Un classico discorso che oggi sentiamo da altre parti. Però, ecco, quindi quando sento dire da alcuni governi: ecco, i colonialisti europei, come se gli spagnoli, gli italiani, i francesi di oggi fossero appena scesi dalle tre caravelle, no? Ecco il discorso coloniale, imperialista. Sì, però lo stanno facendo quei paesi che sono amici, che stanno facendo una cooperazione forte anche sul piano istituzionale. Quindi non penso che sia una buona strada quella di ricevere da una parte la cooperazione internazionale e dall'altra accusare in modo così violento e poco attento ai contenuti, no? Chi esprime preoccupazioni sui diritti umani. Detto questo, do subito la parola a Gianni Beretta, a cui l'organizzazione di questo evento, no? Affida un po' il compito di delineare un affresco regionale sulla base di una lunga esperienza e conoscenza di questi paesi. Prego Gianni, hai 15 minuti. Ecco, prego tutti di evitarmi il compito di dire: mancano 2 minuti, mancano 3 minuti. Invito tutti a controllarsi da solo i tempi. Se poi non lo fate, mi toccherà intervenire a me, ma vorrei non farlo. Grazie. Gianni. Va bene. Sì, e questa iniziativa del CESPI è parecchio importante perché, come qualcuno aveva già detto prima, in particolare nel nostro paese, in Italia, la stampa è molto distratta sul Centro America, addirittura con la situazione precipitata in Nicaragua nell'ultimo mese e mezzo. A livello europeo siamo stati gli ultimi a occuparci, di Centro America. E perché poi dopo questo silenzio e questo disinteresse, questo diciamo più a livello globale, aiuta a fare in modo che succedano cose non belle in Centro America perché si verificano nel più totale silenzio. E allora, per fare l'esempio di ieri, scopriamo improvvisamente che è stato ammazzato in una maniera, in circostanze da comando, il presidente di Haiti, e noi nessuno, non so quando sarà uscito qualche articolo negli ultimi mesi su Haiti, e uno no, non si spiega poi il perché. Allora, per quanto in Centro America, noi abbiamo assistito fine anni 70, anni 80 e anni 90 a una situazione di apertura di grande speranza, perché le cosiddette Banana Republic, gestite e governate fondamentalmente da governi militari, comunque dittatoriali e persino dinastici, come in Nicaragua con Somoza, è una delle ribellioni che avevano portato avanti dei risultati e avevano aperto degli scenari di cambiamento in positivo per la stragrande maggioranza delle popolazioni che ci vivono. Oggi invece siamo in una situazione diametralmente opposta che io chiamerei purtroppo di disperazione. Allora, voglio solo citare, partire con paesi come il Guatemala, dove c'è stata una guerra civile, una guerriglia
che bene fu sconfitta, ma ci furono degli accordi di pace nel 96, il Guatemala, piuttosto che l'Honduras, che ai tempi della rivoluzione sandinista era la base operativa dei Contras, cosiddetti. Ecco, questi due paesi qui sono dei paesi dove l'istituzionalità è di una fragilità immensa, si possono definire di fatto dei narcostati con livelli di corruzione e di autoritarismo molto grandi, e dove imperversano le cosiddette maras, bande giovanili, che peraltro sono un fenomeno importato da Los Angeles e dalla California, dove, come ben sappiamo, il livello di emigrati, giovani compresi o nativi, poi negli Stati Uniti stessi, dal Centro America è notevole. E con un Guatemala dove perlomeno quegli accordi di pace del 96 avevano permesso che ci fosse una commissione di investigazione e lotta contro l'impunità delle Nazioni Unite, che dava una mano al funzionamento e all'indipendenza del sistema giudiziario guatemalteco. Ecco, questa commissione è stata dal precedente presidente e dall'attuale Gian Mattei è stata tolta letteralmente dalla circolazione. Quindi questi paesi con una istituzionalità che dire fragile, insomma, è un eufemismo. E se invece poi scendiamo nei due paesi che, tra virgolette, avrebbero fatto, hanno fatto più storia, parto con il Nicaragua, anche lì ci sono due situazioni fra di loro, diciamo in regimi autocratici, come anche quello di Bukele in Salvador, incipientemente autocratico, perché ancora dobbiamo vedere come andranno a finire, ma butta male, in situazioni completamente differenti. Cioè un paese come il Nicaragua, dove i giovani che si sono ribellati 3 anni fa al regime sandinista sono stati massacrati e hanno dovuto fuggire, alcuni stanno nella clandestinità, alcuni sono stati zitti, devono solo stare zitti o sono in carcere, e in El Salvador invece un presidente millennial come Bukele, che praticamente ha eliminato la separazione dei poteri dello Stato, ma che ha un grandissimo consenso da parte dei giovani. Cioè due autocrazie, e parliamo di paesi che non sono come i nostri europei che invecchiano, la stragrande maggioranza della popolazione di questi paesi sono giovani. Allora, partendo col Nicaragua, allora, la rivoluzione sandinista, di cui si parlò molto, insomma c'era molta solidarietà ma anche critiche, e che si sviluppò durante quegli 10 anni in piena aggressione degli Stati Uniti d'America, quando perde le elezioni il 25 di febbraio del 90 e il governo sandinista consegna il potere a Donna Violeta de Chamorro, con questa operazione quella è stata la opera maestra della rivoluzione. Un paese dove, nel quale la democrazia non c'era mai stata, perde le elezioni, consegna il potere e si organizza per postularsi alle elezioni successive per cercare di vincere nelle urne. Ecco, naturalmente in quel momento c'è lo sforzo di riconciliazione nazionale di Donna Violeta de Chamorro, la quale rappresentava tutta la destra, destra moderata, estrema, nostalgici di Somoza, ma lei era dell'ala moderata, e insieme al generale Humberto Ortega, fratello di Daniel Ortega, capo dell'esercito, praticamente fanno una transizione che porta al disarmo dei Contras. C'erano tutti i presupposti per cui questo paese veniva, diciamo così,
dignificato e sia priva in maniera concreta, strutturale, un processo di continua democratizzazione. È qui che entra in scena Daniel Ortega, primus inter pares di quelli che erano i 9 comandanti della rivoluzione, il quale invece da segretario del partito del Fronte Sandinista non vuole questa strada, ma vuole ritornare al potere facendo patti con il diavolo a partire dall'oligarchia stessa storica di questo paese e finché nel 2007 vince le elezioni e lo fa, come dire, perché qui bisogna separare quella che è Cuba, il Venezuela o la Bolivia dal Nicaragua. Lo fa per il proprio clan familiare. Non c'è un altro paese nella storia dove moglie e marito sono presidente e vicepresidente della Repubblica, con un sterminato clan familiare e di figlioli tutti piazzati in posti chiave dello Stato. Ma quando uno va al governo può anche fare un patto con l'oligarchia che ha governato e succhiato la popolazione per secoli interi dalla colonia. Però, insomma, un patto, come dire, voglio aumentare le tasse, voglio perché la popolazione misera, povera, quelli che mi hanno sostenuto, quelli che mi hanno votato, e stiano meno peggio. E questa cosa non è accaduta in Nicaragua con l'ortechismo che scalza il sandinismo originario, fronte sandinista, tant'è che Ortega fa fuori tutti i sandinisti a partire da Sergio Ramírez, che era il capogruppo in Parlamento e che è peraltro per premio Cervantes alla letteratura ispana, e fa fuori tutti i sandinisti che erano quelli che volevano prepararsi alle elezioni successive, e fa i patti con il diavolo anche col Fondo Monetario, accetta il trattato di libero commercio con gli Stati Uniti, cioè mette il piede nelle scarpe sia del bolivarismo che anche però del Fondo Monetario e di Washington, e decide la rieleggibilità indefinita modificando la Costituzione a propria immagine e somiglianza, e fa la legge contro l'aborto, insomma, fino a che nel 2018 è venuto fuori la ribellione di aprile, dove da lì in poi viene soffocata nel sangue, 350 morti minimo. Decine di migliaia di nicaraguensi, soprattutto giovani, scappano in Costa Rica, si converte in stato di polizia, ma in quel momento ancora Daniel Ortega, l'orteghismo, ha una sorta di patto silenzioso con Trump, che è costretto a fare qualche sanzione contro il governo di Nicaragua. Quando Biden assume la presidenza e comincia a, come dire, preoccupato per ovviamente l'immigrazione massiccia dall'istmo centroamericano, e poi comunque preoccupato anche alla sua maniera della mancanza di democrazia, di violazione dei diritti umani, e che comincia in questo caso in Nicaragua, e che comincia a mettere più il naso, si registra in questi ultimi 2 mesi questa svolta da parte dell'ortechismo, per cui mette in galera i 6 candidati presidenziali d'opposizione, di varie opposizioni per le elezioni del novembre prossimo, e ha incarcerato comandanti della rivoluzione come Dora Maria Telles, come il generale Hugo Torres, uno dei 9 comandanti della rivoluzione sandinista, della direzione nazionale, Luis Carrión, è costretto ad andarsene dal suo paese. Il fratello di Daniel Ortega, Umberto, ex capo dell'esercito, gli dice, insomma, non esagerare, e fino a che siamo arrivati
a una situazione nella quale proprio in questi ultimi mesi e mezzo comincia un flusso di emigrazione che storicamente dal Nicaragua era sempre verso il Costa Rica, magari stagionale, magari anche qualcheduno permanente o comunque di rifugio, e che era verso Miami solamente delle famiglie benestanti dei primi anni della rivoluzione, anche dal Nicaragua comincia questo flusso nell'ultimo anno e mezzo verso nord, verso gli Stati Uniti, perché non c'è futuro in questo paese. E Daniel Ortega in questa situazione mette il piede nella sua scarpa originaria cosiddetta antiimperialista e pare abbia scaricato anche l'oligarchia vera, mi riferisco in particolare come figure principali, non so, la famiglia Pellas dei banchieri. E poi arrivano addirittura per ultimi dei pronunciamenti a livello internazionale di figure come Noam Chomsky, come Pepe Mujica, l'ex presidente dell'Uruguay, e come Margaret Randall, che dicono non ci saremmo mai aspettati che Daniel Ortega prendesse questa strada. Ecco, questo panorama qui, con i giovani che o fuggono o si chiudono in casa perché ti vengono a prendere tutti. C'è uno stato di polizia e una caccia alle streghe furibonda. In Salvador, invece, e qui però sarò breve, perché il padre Tojeira è la persona più indicata per approfondire, noi abbiamo uno stato autoritario nel quale, a partire da febbraio scorso, anzi dal 1 maggio, quando il nuovo Parlamento assume i poteri a San Salvador con la maggioranza assoluta dei due, non assoluta, dei due terzi dei deputati, e decide praticamente la cooptazione del sistema del potere giudiziario. Ecco, noi lì abbiamo una situazione del presidente più giovane di America Latina, un millennial twittero, e che adesso addirittura ha lanciato la moneta, la criptovaluta del Bitcoin, il quale però è amato, il quale ha un consenso assolutamente maggioritario fra le giovani generazioni, tant'è che le elezioni erano elezioni pulite, quelle che sono state fatte sia perché lui diventasse presidente nel 2019 e oggi con il controllo anche del Parlamento. Ecco, come spiegare in breve di come si sia arrivato a questa situazione, con un Bukele che addirittura dice che gli accordi di pace di una guerra civile durata 12 anni, con 75.000 morti fra la destra fascista di Arena con i militari e la guerriglia del fronte Farabundo Martí, siano stati una farsa nel gennaio del 1992. E che il problema è che che effettivamente quegli accordi avevano sancito una istituzionalità del paese, tant'è che da allora praticamente non ci sono quasi stati più assassini politici dell'una o dell'altra parte, ma con una convivenza fra rappresentanti dell'oligarchia e Farabundo Martí, convertito in partito, con Arena, che ha governato i primi 15 anni, e gli ultimi 10 il fronte Farabundo Martí, e che stesso Farabundo Martí, non avendo la maggioranza in Parlamento, era sistematicamente boicottato dalla destra di Arena, e che in questa istituzionalità di fatto non sono stati risolti ma neanche lontanamente i problemi reali di un paese super popolato, super povero, super disperato, super emigrante negli Stati Uniti, verso gli Stati Uniti, con Trump che a un certo punto queste carovane fa in modo che vengano fermate addirittura al confine con il Guatemala. Ecco, Gianni, hai esaurito il tuo tempo. Ecco, e quindi c'è questa contraddizione con un Bukele che comunque esercito e polizia ce li ha dalla sua, che con le Maras interviene, che il Covid lo ha gestito molto meglio che in Nicaragua, dove invece non hanno fatto niente e nessuno sa niente, ma è morta un sacco di gente. Questa è un po' l'analisi
mia di questo Centro America tormentato dal quale cavarne le gambe perché le cose vadano meglio peggio, non sia, non è tanto facile. Grazie Gianni, situazione complessa e dove peraltro anche i comportamenti un po' rimbalzano, no? Come pallina in un biliardo, cioè ci sono delle corrispondenze nei comportamenti che colpiscono. Non è un caso poi che in varie votazioni internazionali sul Nicaragua l'Honduras si astenga, no? L'Honduras che è un regime completamente diverso, ma dove c'è un presidente che ha fatto di tutto per avere la rielezione, cambiare la Costituzione. E Honduras, Guatemala, hai citato El Salvador, dove comunque il problema della reale indipendenza dei poteri si pone e dove anche la questione della libertà di stampa, di espressione acquista diciamo delle caratteristiche simili. È di oggi o di ieri la notizia in Salvador dell'espulsione del diritto di una delle espulsione del direttore, credo messicano, di uno dei giornali online più prestigiosi, più importanti del Salvador, che è il Faro, no? Con un ordine che praticamente viene dalla presidenza. E ecco, il Salvador, come tu dicevi, è un paese che presenta delle tendenze abbastanza preoccupanti per chi si occupa di diritti umani in generale, di Stato di diritto, ma dove in realtà questo cambiamento, nel senso che tu hai descritto, promosso da Bukele, in questo momento continua a riscuotere un notevole consenso di massa, che ha anche probabilmente radici in errori profondi della politica tradizionale, che è diventata una destra-sinistra, un centrodestra-centrosinistra o destra-sinistra, in maniera classica, in cui si sono trasformati in veri politici i protagonisti dello scontro della guerra civile che hanno lasciato poi spazio e terreno a Bukele. Su questo, come tu ricordavi, abbiamo qui il padre José María Tojeira dell'Università Centroamericana di San Salvador, direttore dell'Istituto per i diritti umani, quindi chi meglio di lui può prendere la palla al balzo e dirci cosa sta accadendo. Prego, padre Tojeira. Anche lei ha 15 minuti e io non vorrò né interromperla né segnalarla. L'ho fatto col mio amico Gianni perché se lo meritava, ma nel suo caso cercherò di non farlo. Bueno. Buenas tardes in Italia. Buon pomeriggio per chi si sta collegando dall'Italia e buongiorno per chi in realtà si sta collegando dall'America Latina. Per capire le problematiche del Salvador è importante fare un'analisi del triangolo di questo territorio e dobbiamo approfondire, secondo me, anche il tipo di società, il tipo di Stato che si è venuto a creare, a conformare soprattutto nel corso degli ultimi anni. I cambi principali sono avvenuti negli anni 50-60 con un processo di cambiamento delle varie linee di importazione che ha visto anche un grande cambiamento nella partecipazione dei cittadini nello Stato, uno Stato totalmente oligarchico dove forse solo un 2-3% della popolazione gode di diritti reali e il resto della popolazione è sottomessa a meccanismi veramente orribili. Quindi sono innestati dei meccanismi che hanno aperto poi a sistemi più aperti forse alla popolazione, dove generalmente la popolazione si suddivideva in tre categorie: 20% di persone che godevano di stabilità, una stabilità tipica della classe media, come troviamo anche nei paesi sviluppati, e poi altre categorie totalmente sproporzionate rispetto alla percentuale precedente, dove ad esempio abbiamo la maggior parte di persone povere in condizioni di difficoltà. El Salvador sicuramente è uno dei paesi che vive in condizioni totalmente diverse rispetto agli altri paesi. È un paese che
non è ancora riuscito a trovare la propria stabilità economica e basta veramente poco per tornare a situazioni ancora peggiori. Il 50% della popolazione vive in condizioni di vulnerabilità, il 30% in totale povertà. In Honduras la situazione è contraria, quasi il 50% vive in povertà, il 30% in condizioni di vulnerabilità e la classe media è circa il 20% e vive in instabilità. Anche le stesse istituzioni statali arrivano a coprire questo 20% e si dà priorità soprattutto all'uomo piuttosto che alla donna. Ad esempio, i pensionati in El Salvador sono il 19%, quindi una percentuale molto bassa tra tutti quelli che ne avrebbero diritto. In altri casi, in altri paesi, le percentuali non sono poi molto diverse, ci manteniamo sempre intorno al 20%. E poi abbiamo il Ministero della Salute che in realtà sarebbe aperto a tutti, soprattutto per i poveri, e circa un 20-25% si rivolgono all'Istituto di Previdenza Sociale si tratta di un sistema di previdenza sociale dove si investe in alcuni casi addirittura il doppio di quello che dovrebbe investire un ministero, quindi sistemi totalmente diversi. Il 40% dei lavoratori lavorano in modo informale, quindi non esistono condizioni di lavoro con pagamento di contributi, si continua a vivere nella irregolarità tirando avanti la vita. Come si può? Quindi si tratta di società con una grande povertà, con persone molto vulnerabili, esposte costantemente alla povertà ed una classe media stabile in percentuale molto ridotta rispetto alla fascia più povera. Questa condizione ha creato ovviamente grande stabilità, molte proteste sistematiche, rivolte, veniva percepita una apparente democrazia rispetto ad alcuni diritti, il diritto all'informazione, accesso alle informazioni, tutela della diversità sessuale, che è sicuramente l'aspetto più importante dell'apertura al dialogo. Però in realtà che cosa accadeva? Che in fondo la maggior parte della popolazione non vedeva soddisfatti i propri diritti, con un aumento della disperazione della popolazione, le cose che non riuscivano ad andare avanti in modo adeguato e politiche statali molto paternaliste per certi versi, molto basate sull'assistenzialismo, cercando magari di copiare il Brasile senza però correggere le dinamiche errate interne del paese. Diritti politici civili che sembravano andare avanti relativamente, dando quindi questa apparenza democratica, quando poi da un punto di vista sociale ed economico veniva a generarsi una forte paralisi, quindi le persone si sono stancate, Bukele vince le elezioni, vince anche delle elezioni legislative, arrivando a esercitare il controllo su due terzi del Parlamento. Ha lavorato molto cercando di trarre profitto dalla situazione precedente, dichiarandosi quasi come un salvatore in una situazione così difficile. Ha generato ovviamente molto entusiasmo, l'entusiasmo tipico di un giovane che arriva e con il suo atteggiamento fa credere di cambiare tutto.
e in realtà ha lavorato per le proprie convenienze ed ha iniziato così a scontrarsi con i partiti principali. È stato accusato anche di corruzione. Il motto principale della sua vittoria elettorale era proprio quella di restituire quello che era stato rubato, no? Quindi un motto che aveva utilizzato per la propria elezione. Poi inizia ad chiedere prestiti, aumentando così l'indebitamento del paese, per cercare di dare alla gente più di quello che davano gli altri e che avevano dato gli altri fino a quel punto. Quindi questo senso di dare, regalando grande paternalismo statale con sussidi, regalando chiaramente denari alla popolazione solo per dimostrare che era stato in grado di dare molto di più di quello che era stato dato fino a quel momento, che aveva portato a compimento le proprie politiche, i propri propositi elettorali. Ci sono stati molti scontri fino a che ad un certo punto, per ottenere un prestito, il presidente prende il controllo sul congresso e la parte, diciamo, amministrativa del paese con un golpe. E anche lui stesso ha comunque dichiarato di avere il potere sull'assemblea, che era comunque lui ad avere il controllo sul bottone, avrebbe potuto premere quel bottone in qualsiasi momento per gestirne il destino, le sorti. Quindi lui stesso si è sempre manifestato con questa grande aggressività. Durante la pandemia ha cercato di chiedere aiuti, prestiti, cercando anche di lavorare sulla valuta, e lo ha fatto per dare alle persone quello che voleva e più del dovuto, facendo credere di investire nelle debolezze, nelle vulnerabilità del paese. Ma in realtà poi non è stato così, soprattutto i 70 giorni di lockdown rigido che abbiamo sofferto ha sostenuto molto le famiglie, magari coprendo anche le spese alimentari di queste fasce vulnerabili, ma aumentando in questo modo il proprio controllo, la propria egemonia. Rivoltandosi contro anche contro coloro che magari cercassero di uscire durante la settimana, durante il lockdown che era stato indetto. Quindi aveva in quel periodo stabilito delle regole molto rigide sulle possibilità di uscita da casa per recarsi in farmacia o presso altri centri o servizi durante il lockdown. Ponere in un centro di contenzione dove il maltratto era visibile, ¿no? Casi 20.000 personas pasaron por estos centros de contención. 20.000 persone sono state comunque detenute per non aver rispettato questo rigido lockdown. Un presidente che comunque è molto autoritario, che punisce anche con la carcere, lo abbiamo visto durante il lockdown, ma che nonostante tutto continua a essere presente. Ci sono stati casi in cui veramente le persone non hanno potuto uscire dall'abitazione per cercare di non diffondere la pandemia. Quindi è vero che le persone devono prestare attenzione, ma lui ha comunque adottato una propaganda molto forte, molto incisiva. È stato molto aggressivo contro tutti coloro che solo avessero l'intenzione di criticarlo. Ma ci sono state forse alcune cose positive che ha fatto durante la pandemia. Forse ha organizzato molto bene la vaccinazione, molto meglio di tutti gli altri 4 paesi della regione. Quindi, come dire, da una parte dà, ma dall'altro lato toglie. Critica magari le persone che cercano dialogo, critica i giornalisti, ha presentato anche alcuni ricorsi
di incostituzionalità e lui ha criticato molto la Corte Costituzionale e inoltre la Commissione Etica della Corte Suprema ha messo anche in dubbio questo suo potere. Tutti stanno operando e agendo a suo servizio, ha espresso e continua ad esprimere in modo molto radicale il suo potere. Si è scontrato molto anche con giornalisti all'inizio, ma anche con altre figure, anche con gli attivisti, difensori di diritti umani, quindi tutti quelli che esprimono critiche vengono comunque colpiti dalle sue reazioni. Qua ci sono alcuni organismi, agenzie che si ritengono responsabili di fake news, che retweetano e rispondono a messaggi che comunque lo fanno risultare molto in voga e danno l'impressione comunque di una situazione sotto controllo. L'accesso all'informazione però è soppressa, non abbiamo informazioni di nessun tipo di dato, di notizia, controlla tutto. E il problema, che a mio giudizio è più grave, è che il presidente è riuscito a impedire opinioni reattive e la società civile che si oppone in questo momento al presidente non è riuscita a produrre, concepire progetti di cambio, di cambiamento, e proprio questi in realtà sarebbero elementi di risposte concrete. Non ci sono possibilità di presentare progetti, azioni alternative per il futuro, per un futuro diverso, e a volte c'è quasi l'idea, l'impressione di tornare indietro. Quel sistema di quel 20% della società stabile e dell'80% di società instabile che menzionavo prima e che in pratica era il grande mondo della corruzione, quella corruzione che poi è servito a lui come bandiera per insediarsi a livello di governo e poi comunque operare in modo corrotto ugualmente. Ci sono state denunce, la lista Engel dell'America e poi anche indagini da parte della procura, perché muove tematiche di corruzioni a livello statale molto forte, tanto che si sono attivati i vari procuratori. Non so se sono riuscito con questa breve descrizione a restare nei tempi, ma sono tematiche sempre molto interessanti che è difficile riassumere con molte poche parole. Grazie. Grazie padre Tojeira, che ci ha offerto molti elementi di spunto affinché anche lo stesso pubblico possa comunque proporre delle domande. Stiamo ricevendo già alcune domande che ci stiamo preoccupando di raccoglierle per poi condividerle con i vari partecipanti a questo webinar. E a questo punto passerei la parola a Aide Castillo Flores, militante di diritti umani, movimento delle donne del Nicaragua, che ci parla di una situazione molto complessa che è stata riferita già da alcuni degli speaker di questo pomeriggio, ma lei sicuramente sarà in grado di contribuire a fondo. In America. Buongiorno dall'America. In Italia credo che sono ore pomeridiane. In questo momento io ringrazio veramente per essere stata invitata a questo webinar, un webinar che sto condividendo con altri paesi del territorio. Voglio ringraziare l'ambasciatore, l'onorevole Fassino e anche la viceministra
comunità italiana. Vorrei riflettere sul collasso della democrazia in Nicaragua e per farlo devo necessariamente contestualizzare proprio perché si possa avere una migliore comprensione della situazione. Come ci è stato spiegato già da alcuni speaker, il fronte sandinista ha avuto sicuramente un ruolo molto importante dal punto di vista delle sommosse. Senza il suo operato non sarebbe stato possibile arrivare a questi risultati. Ha sollevato il popolo che ha poi deciso di rivoltarsi. Dopo le sommosse, la rivoluzione sandinista ha provocato anche un grande cambiamento a livello di paese e in cambio il paese ha ricevuto grande solidarietà. Molti attivisti di tutte le parti del mondo, l'Europa, l'America del Nord ed altre parti del mondo hanno comunque espresso la volontà di contribuire alla salute, all'educazione, al housing dei cittadini di questi paese per aiutarlo e sostenerlo e evitare che restasse isolato. Era un grande sogno per noi, soprattutto dopo le così tante storiche invasioni estere patite da questo paese. Il Nicaragua poteva forse gestire e decidere la propria storia. Il sogno di costruire i nuovi uomini e le nuove donne, uomini e donne del futuro. Ma in realtà eravamo del tutto estranei a quello che sarebbe poi accaduto. In realtà il controllo politico, le guerre tra Russia e Stati Uniti, dove ovviamente tutti quegli atteggiamenti rivoluzionari hanno poi portato a quel grande sangue che sono poi stato anche il vanto della rivoluzione, della controrivoluzione che hanno colpito fortemente il paese. Ricordiamoci che siamo tutti nicaraguensi e ricordiamoci che dalla fine della rivoluzione si era attuato un programma di adeguamento e strutturale allo stile del Fondo Monetario Internazionale e in questo contesto di confronto nell'89 si arriva a degli accordi di pace che abbiamo menzionato che portarono alla alle elezioni del 90 dove la destra riconquista il potere. Da lì Ortega decide di governare il Nicaragua dal basso e a partire dal 96 con le elezioni il ruolo di Ortega si concentra soprattutto nella creazione di un circolo quasi chiuso per circondarsi di persone che potessero comunque contribuire al suo successo. Ha vissuto quasi con ossessione rispetto al potere, ha vissuto per il potere. E ha fatto il patto in questo modo con Arnold Alemán del partito costituzionalista dell'estrema destra e quel patto che strinse arrivò a determinare la liquidazione delle istituzioni esistenti a causa di quella poca democrazia che era stata creata, che non è stata sufficiente a tutelarci. Ortega era in una fase di giudizio per quello che aveva commesso. Arnold Alemán, lui stesso era coinvolto in questioni legali perché non aveva operato in modo adeguato, soprattutto nel periodo dell'uragano Mitch. E quindi questa estrema sinistra di Ortega, questo co-governo Ortega-Alemán, hanno effettivamente cambiato lo scenario politico costituzionale del Nicaragua e quella è stata una situazione che ha rappresentato quasi il seme di quella dittatura che oggi affligge il nostro paese. Per darvi una idea dell'impatto di quel patto, la legge elettorale attuale approvata dal fronte sandinista, diciamo la legge attuale
è una risultanza di quel patto. Ha soppresso la volontà popolare per le candidature municipali, prima grande liquidazione del diritto dei nicaraguensi al pluralismo, negando quindi l'accesso a quelle forme politiche, tornando al bipartitismo. Il pluralismo garantiva la Costituzione e implicava che le persone potessero comunque unirsi presentando delle candidature nelle elezioni comunali. Il patto ha aumentato i ruoli e questo ha portato alla suddivisione dei poteri tra Ortega e Alemán. Si sono divisi la Corte Suprema di Giustizia, i tribunali di appello di Managua e molte altre istituzioni. E poi abbiamo ovviamente chi obbedisce a Alemán e chi obbedisce a Ortega, e così accade in tutti gli altri territori del paese. I tribunali si sono comunque schierati per una parte o per l'altra, e questo è accaduto anche con i servizi pubblici e molti altri, ed è così che Ortega si protegge lui e i suoi affiliati. Quindi il movimento sandinista è passato da partito a partito privato in mano di un piccolo boss che va avanti appropriandosi della storia, dei simboli, ma lasciando dietro lui stesso morte. Lui ha creato leggi che lo autorizzano a fare così. E poi dopo questo c'è stata una spartizione di quelli che erano gli appalti, i contratti, mega salari ed ogni altro tipo di privilegio. Lo Stato si è convertito in proprietà di due individui e i due individui hanno inserito i propri familiari in questo sistema. Questo patto ha prodotto un controllo totale all'interno di tutto l'apparato elettorale, a partire dal Consiglio Supremo, sino addirittura alla più piccola circoscrizione di voto. L'acquisto dei voti all'interno della società. Questo è quello che viviamo oggigiorno in questo paese. Daniel Ortega è con sua moglie al potere, ma in modo legittimo. Nel 2007 Daniel torna al potere dopo essersi accordati che con il 50% più uno non potevano essere che il 50% più uno non poteva essere più accettato come limite, e si è arrivati a ridurre quel tetto al 38%, proprio per aumentare le sue possibilità di resistenza al potere. Ha continuato a mantenere rapporti con il PLC. Ecco com'è cambiato questo movimento sandinista. Sommettono il popolo alla loro volontà con terrore. O ti vendi o fai quello che loro impongono, altrimenti diventi loro nemico. Ortega alla fine ha rubato il mandato a Alemán, ma nel 2018 il popolo del Nicaragua si è stancato fortemente di tutti questi comportamenti delle istituzioni, della mattanza, degli assassini commessi. Questo è avvenuto nel 2018. Il popolo del Nicaragua si è stancato di vedere trasformare i propri diritti in favori. Si è stancato di negoziazioni, trattative con la Chiesa cattolica evangelica, di trattative anche con il mondo del capitale, trattative fondamentali per continuare ad essere presenti sul mercato e mantenere i propri poteri. Quindi con queste politiche si sono poi convertiti nei nuovi ci troviamo dinanzi ad uno schema familiare dinastico corrotto, risultato di questo potere
risultato di quel sandinismo, ma non del sandinismo originale. Non esiste più etica nella politica. La sovranità non esiste neppure. È stata venduta a Wang Jin con il canale che è stato aperto con quel paese. Oggi è tutto proprietà della coppia presidenziale Ortega-Murillo. Oggi arriviamo ad un paese raccolto nel proprio dolore, senza più speranza, travolto dai fatti orribili commessi da un governo con oltre 140 detenuti politici che quiere vendere, che non considera gli accordi internazionali. Questa gran rebellion di abril de 2018 che nasce questo grande desiderio di ribellione in questo paese, e lui sta vendendo questa ribellione come atti illegali. I delinquenti stanno descrivendo il tutto come un colpo di Stato alla democrazia, alla istituzionalità. Alejado della realtà. Una visione totalmente lontana, distaccata dalla realtà. Ma è questo il suo movimento, il suo potere. Un regime che ha ucciso per tutelare i propri privilegi. Del pueblo nicaragüense propuso un dialogo che il mismo regime asfixiò perché non lui ha proposto una sorta di dialogo che alla fine si è visto disatteso proprio per il mancato rispetto di quegli accordi che dovevano essere rispettati. Ha sempre visto le elezioni come un gioco, e le prossime elezioni di novembre vengono interpretate proprio così da lui, come una sfida, un gioco. È lui che sceglie il capo, è lui che racconta il partito così come vuole, perché sa che sì, se arriverà ad elezioni libere perderà il potere. Armados. Lui è sostenuto da forze militari armate. Le persone si nascondono perché lui usa queste forze paramilitari per andare alla caccia di quelle persone che vorrebbero esprimere il proprio pensiero in modo liberale. Utilizza i fondi umanitari a proprio profitto, vedendo ogni singolo cittadino. Signori, signore, adesso o mai più, non possiamo aspettare novembre. Abbiamo versato molto sangue ormai. Non esiste una dittatura buona, negativa, di destra o di sinistra. La dittatura è dittatura. Niente può giustificare tutto questo sangue contro un paese ormai soffocato. La tutela è la tutela di tutti i diritti. Questo impone il risveglio della comunità internazionale, che deve intervenire per tutelare questa nostra grande sovranità, l'autodeterminazione del popolo nicaragüense. Ne abbiamo diritto, noi abbiamo il diritto di scegliere e stabilire chi governa la cosa pubblica. Il popolo nicaragüense ha dimostrato di essere un popolo di gran coraggio, e questo è il momento giusto per uscire da questo regime e recuperare definitivamente la speranza. Grazie. Muchas gracias, Aide, por este tan intenso. Grazie Aide per questo tuo importante contributo, così pieno di sentimento. Effettivamente la comunità internazionale ha scommesso, ha creduto comunque alle disposizioni del governo di Managua di elezioni trasparenti. Questo è stato l'annuncio di elezioni controllate. Quello che è accaduto nelle corse settimane in realtà sembra non restringere, se non annullare del tutto, questa possibilità. In effetti questo è drammatico. Sappiamo che esistono
dei passaggi, dei passi fondamentali che si potrebbero compiere anche a livello internazionale con alcune imposizioni, sanzioni, ma sappiamo che alcuni meccanismi poi arrivano a colpire direttamente il popolo. Ci sono sempre stati casi di sanzioni dirette a governi che poi in realtà non colpiscono solamente il governo, ma un popolo intero. E gli stessi Stati Uniti a volte hanno deciso di utilizzare questi strumenti, le sanzioni, appunto come elementi di repressioni. Passiamo adesso ad un altro rappresentante molto importante della regione dell'America centrale, che conosce molto bene il territorio, Lucia Capuzzi, che si occupa di immigrazione. Di immigrazione e di fatti correlati a questi fenomeni. E ti lascio la parola. Ricordandoti di rispettare i minuti, visto che abbiamo poi l'intenzione di dedicare un piccolo spazio anche alle domande e alle risposte, visto che abbiamo con noi anche l'ambasciatore Amadeo Tambaiolo. Lucia. Buonasera a tutti, ringrazio di cuore il CESPI per l'invito. Ma soprattutto lo ringrazio per aver organizzato questo evento, che è quanto mai importante perché il Centro America è il grande desaparecido dal dibattito pubblico e dal dibattito mediatico. Questo pomeriggio e questa mattina per i nostri amici in America Latina, invece il Centro America è qua ed è qua presente. Mi fa molto piacere essere stata inclusa in questo panel di grandi esperti. E le testimonianze, le relazioni che ho sentito prima di me sono state davvero molto, molto appassionate, toccanti e puntuali. Vi propongo qua solo alcune brevissime riflessioni su il Centro America e quello che rappresenta la crisi centroamericana, perché abbiamo visto che è una crisi regionale, tutti i paesi dell'area sono coinvolti, da Haiti al Nicaragua, dal Salvador al Guatemala, all'Honduras e di riflesso anche il Costa Rica. Perché il centro, questa crisi si interseca con la politica e la strategia della nuova amministrazione americana, nuova perché è entrata in carica dall'inizio di quest'anno, Joe Biden, e nuova perché vuole segnare nella diplomazia una discontinuità rispetto al predecessore che è Donald. Perché il Centro America si interseca con la strategia di Joe Biden e della nuova Casa Bianca? Perché il grande nodo su cui si sono dibattute e svolte le elezioni americane per volontà, appunto, del predecessore e candidato di Biden, Donald Trump, è stata appunto la questione migratoria, il muro, muro fisico ma anche muro politico, mi riferisco alle leggi varate dall'amministrazione Trump per scoraggiare la migrazione dal centro. Dopo la pausa del Covid, la migrazione è ripresa con forza e non poteva essere diversamente, perché non si tratta di inseguire il sogno americano, ma di fuggire da un incubo fatto di una povertà che poi ha raggiunto livelli indegni e che è provocata da crisi politiche che attraversano l'intera area e che si riflettono in una violenza bellica a livelli bellici, anche se si tratta di guerre non dichiarate. Quindi era ovvio che finita la pausa del Covid la migrazione riprendesse in modo con molta forza, e Joe Biden si è trovato a insediarsi proprio nel momento in cui la migrazione riprendeva con forza. E la migrazione è il grande dibattito su cui si concentra l'opinione pubblica statunitense e su cui si concentreranno anche le elezioni di medio termine. Abbiamo visto qualche giorno fa la visita al confine prima della numero due di Joe Biden, Kamala Harris, che è anche l'incaricata del dossier migrazioni, ma abbiamo visto anche Donald Trump recarsi al confine e in qualche modo, no, costruire la sua ricandidatura, come lui spera, nel 2024, proprio sulla questione migratoria. Quindi è evidente che il Centro America è una delle priorità politiche di Giuba.
Biden, perché a differenza del predecessore, Joe Biden è convinto, in questo caso come Barack Obama, che la questione riguardi più che i metodi dissuasivi, che per carità una buona parte è rimasta intatta, penso alla questione delle espulsioni immediate alla frontiera con appunto la giustificazione del coronavirus. E appunto appunto, il messaggio di Kamala Harris: non venite. Quindi la struttura dissuasiva rimane, è stata eliminata alcuna delle politiche più controverse di Trump, penso all'esternalizzazione dell'asilo dall'altra parte del confine, ovvero i profughi venivano costretti, i richiedenti asilo negli Stati Uniti venivano costretti ad aspettare l'esito della domanda dall'altra parte del confine in mezzo. Questo è stato eliminato, sono stati eliminati anche gli accordi del terzo paese sicuro, che cosa vuol dire? Appunto, sempre questione di esternalizzazione delle migrazioni, cioè di individuare dei paesi sicuri, tra molte virgolette, e gli accordi erano stati fatti proprio con Guatemala, Honduras e Salvador, che tutto sono tranne che paesi sicuri, proprio perché sono terre d'esodo, quindi era un evidente paradosso, e i richiedenti asilo sarebbero dovuti essere inviati in questi paesi. Nemmeno Trump era riuscito a mettere in pratica questa politica, poi al di là dei proclami, Joe Biden l'ha archiviato. Detto ciò, Joe Biden è convinto che bisogna agire sulla regione centroamericana, però questo pone una serie di problemi, perché Joe Biden si insedia proprio nel momento in cui la regione centroamericana tutti i problemi sembrano esplodere. Abbiamo visto il caso di Haiti, a qualche centinaio di miglia dalla Florida, e l'ultima cosa che Joe Biden vuole è trovarsi un'altra emergenza profughi, che arrivino nelle zattere del mare verso le coste di Miami. Quindi Haiti, il caso Nicaragua, che era uno dei pochi paesi latinoamericani che interessava a Trump però in termini di voto dell'ala più radicale dell'esilio a Miami, ovvero dei profughi, appunto, in versione di asse del male attualizzato con Nicaragua e Venezuela, erano gli unici paesi su cui Trump parlava. Joe Biden, in questo senso, no, ha la sua strategia della diplomazia, appunto, si basa sulla diplomazia, coniugare diplomazia e diritti umani, il che pone una serie di problemi, perché proprio le crisi centroamericane si intersecano con il grande nodo della non tutela, lo abbiamo visto questo pomeriggio, dei diritti umani. Come procedere in questo caso? La questione è estremamente difficile. Da una parte Biden ha cercato di riesumare la vecchia politica di Barack Obama, che tradotto in termini di slogan politici può suonare una sorta di aiutarli a casa propria. In realtà non si tratta di questo, si tratta di varare un piano di assistenza col Centro America che permetta di far risolvere, rinnescare una macchina produttiva in Centro America in modo da aiutare le persone a non essere costrette ad emigrare. Non che la migrazione dal Centro America adesso per la gran parte di persone sia una libera scelta. È una questione di vita o di morte. Qual è il problema? Il problema è che ci aveva già provato Barack Obama. Erano stati dati durante la sua amministrazione quasi 3 miliardi di dollari al Centro America, e questo sicuramente non aveva risolto né i problemi del Centro America né la questione migratoria. Perché? Perché questi soldi, per due ordini di problemi. Da una parte, questi soldi finiscono per essere ingoiati dal buco nero della corruzione, che è uno dei grandi nodi centrali. Dall'altra è vero, e qua la responsabilità è tutta statunitense, che spesso, e nel caso del Centro America ci sono stati studi al riguardo, questi aiuti vengono da una parte elargiti, ma dall'altro gestiti da aziende americane, e quindi l'80% di questi aiuti, il caso del Guatemala nell'ultimo decennio è emblematico, sono tornati indietro tramite appunto stipendi, tramite pagamenti di contratti ad aziende statunitensi.
come fare ad ovviarlo? C'è stato all'inizio di giugno il viaggio di Kamala Harris in Guatemala e Messico, la cui finalità era proprio quella di porre le basi della nuova strategia di Biden. Nuova strategia che ancora non è definita, è abbastanza cangiante, lo stesso viaggio e lo stesso piano presentato da Kamala Harris è ancora abbastanza ambiguo. Da una parte c'è questa idea appunto di elargire aiuti consistenti al Centro America, 4 miliardi in 4 anni si parla, dall'altra c'è però, e questa è la parte secondo me più interessante del piano, la consapevolezza che questi aiuti devono essere in qualche modo abbinati o proporzionati alla lotta anticorruzione. E si parla di una task force congiunta tra legali, tra magistrati centroamericani e magistrati statunitensi che appunto analizzino la questione corruzione e cerchino di evitare che questi aiuti finiscano nel buco nero della corruzione. Ci sono state anche nelle ultime settimane una serie di liste dove sono stati inseriti dei personaggi politici. L'ultima lista includeva una serie di ministri di Bukele in Salvador, segnalati per casi di corruzione. Ora è un piano in progress ed è tutto da vedere, anche perché la situazione centroamericana si evolve di giorno in giorno. Abbiamo visto appunto il viaggio di Kamala Harris all'inizio di giugno. Dal 2 giugno è iniziata questa nuova ondata repressiva, non che prima non ci fosse, ma sicuramente ha fatto un salto di qualità in Nicaragua con l'arresto dei candidati alle prossime presidenziali di novembre. La cosa importante è che in qualche modo il Centro America è tornato nel radar della politica estera. Oggi c'è appunto la riunione del Consiglio di sicurezza su Haiti. In qualche modo è tornato all'attenzione, certo, torna all'attenzione in termini ancora di problema e problema migratorio per interessi interni degli Stati Uniti. E come ben sappiamo, sapete tutti meglio di me, purtroppo gli interventi sia politici, sia militari, sia diplomatici statunitensi nella regione molto spesso non hanno risolto i problemi, ma li hanno aggravati o addirittura creati, come abbiamo visto in tutti i decenni della guerra fredda. Quindi ovviamente c'è un certo scetticismo. Certo è che però il fatto che il Centro America ritorni al centro degli interessi in qualche modo politici e diplomatici può essere anche, può rappresentare anche un'occasione perché la regione torni in qualche modo sotto i riflettori. Certo, sarebbe opportuno che tornasse sotto i riflettori in un mondo più multilaterale, quindi che non siano solo gli Stati Uniti per i loro interessi alla frontiera a fare il buono e il cattivo tempo nella regione, ma che l'Unione Europea si faccia in qualche modo portavoce e levi con forza la sua voce e si faccia sentire in quella regione con cui storicamente ha tanto interessi e oltretutto ha un vantaggio rispetto agli Stati Uniti. Il suo intervento è visto con occhi molto meno contaminati da interessi interni e molto più neutri rispetto a ciò per cui sono associati gli Stati Uniti. Solo dal Nicaragua parliamo di 100.000 persone che sono emigrate all'estero, no? Dalla crisi dell'aprile 2018. Quindi voglio dire, stiamo parlando di numeri importanti, dal triangolo nord, cioè Honduras, Salvador e Guatemala, parliamo di almeno 500.000 all'anno di persone che lasciano i loro paesi nel tentativo di fuggire e di andare oltre frontiera. Sta riprendendo con forza la migrazione dal Messico, in particolare dalle regioni del nord che ormai sono fuori e del Pacifico che ormai sono fuori controllo per il conflitto tra i grandi cartelli della droga, poi appunto sono legati molto spesso a doppio filo con interi pezzi di istituzione. Quindi sicuramente la questione necessita di attenzione internazionale, non si può continuare a far finta che il Centro America non esista o sia un punto cieco della carta geografica. Quindi rinnovo il mio ringraziamento per questa iniziativa e spero appunto che il CESPI continui a tenere alta l'attenzione sulla regione. Grazie infinite.
Grazie a te Lucia e senz'altro cercheremo di rispondere positivamente a questa tua sollecitazione. Bene, ora abbiamo circa 20 minuti che sembrano pochi, ma se sfruttati bene sono parecchio, per rilanciare ai nostri ospiti alcuni suggerimenti, alcune riflessioni che sono venute via chat dai partecipanti, ma prima di tutto unico caso di intervento domanda, diciamo, in vivo e diretto, do la parola per, lui così ci ha detto, pochissimi minuti, all'ambasciatore Trambaiolo per fare le sue considerazioni e eventualmente domande ai partecipanti. Prego, ambasciatore. Grazie, grazie molte. Spero che si senta bene. Buongiorno, buonasera a tutti. Grazie per aver organizzato questo incontro virtuale che per quanto riguarda il nostro lavoro qui sul terreno ci aiuta veramente moltissimo. Intanto vorrei salutare tutti i relatori italiani, ascoltatori, ma soprattutto rivolgere un saluto particolare alle organizzazioni nicaragüensi, ai De Castiglio e agli altri che ascoltano. Sì, ho promesso effettivamente di essere rapidissimo e quindi non entro nell'analisi politica che è stata sviluppata, io credo veramente molto bene da tutti gli interventi che hanno preceduto, ma volevo solo fare tre punti, segnalare tre punti molto rapidamente. Il primo è che l'ambasciata a Managua è naturalmente impegnata in prima linea su questo fronte e vorrei rassicurare tutti su questo, nonostante le difficoltà che potete immaginare, e lo stiamo facendo come squadra, lavorando insieme alle altre ambasciate europee. E qui mi riferisco, se posso, a una domanda che ho visto sulla chat. Penso che essere squadra e parlare come Unione Europea sia un valore aggiunto, sia una manifestazione di forza e non di timidezza e tantomeno di esitazione. Ecco, la cosa importante è che stiamo facendo è che oltre a sostenere la nostra posizione in maniera forte come governo e come Unione Europea a livello ufficiale, è che ci stiamo cercando di mantenere in stretto contatto con i familiari degli arrestati. Crediamo che sia molto importante fare sentire vivo il nostro sostegno anche alla società civile, soprattutto alla società civile nell'ambito di una diplomazia che, oltre all'azione delle cancellerie, importantissima senza dubbio, deve mettere al centro proprio le persone, come dice lo slogan del G20 della presidenza italiana. Il secondo è che mi pare però che si debba prestare molta attenzione a fare in modo che la nostra delusione, la nostra critica a cui si è accennato in tutti gli interventi, non ci porti poi a ritirarci dal paese, a ritirarci dalle iniziative, dalla regione, finendo per danneggiare in definitiva la popolazione che finisce per essere quella che resta danneggiata poi da una parte o dall'altra. Ecco, io credo che si debba continuare a collaborare con la società civile, a non allentare le nostre attività. Penso alla cooperazione, è stato citato il tema della salute. La salute non ha, io credo, non c'entra con la politica, ma penso anche alle iniziative culturali, commerciali che aiutano poi il popolo a crescere e quindi anche chi è meno coinvolto nella vicenda politica a capire quali sono i vantaggi della democrazia, quali sono i vantaggi che offriamo noi, paesi europei, paesi occidentali, come interlocutori. Certo, siamo in equilibrio su un filo molto sottile, con la cautela che non dobbiamo poi rappresentare noi una stampella del regime, ma anche qui ci aiuta molto tenere come nostro riferimento le persone che credo meritino veramente la nostra attenzione e soprattutto in un paese come questo. E il terzo ultimo punto è che vorrei veramente rivolgermi agli analisti politici, ai giornalisti qui presenti e assicurare che il vostro lavoro è importantissimo e ha un impatto enorme qui in Nicaragua. Poi gli amici nicaragüensi lo possono confermare, gli articoli che si scrivono anche in Italia, circolano, la gente li legge tramite i social, la stampa di opposizione,
e li diffonde e hanno un impatto veramente fondamentale. Quindi il motivo vero per cui io ho chiesto di intervenire anche rapidamente è proprio di lanciare questo appello, ecco, che la stampa, l'opinione pubblica non deve poi abbassare la guardia. Non dimenticare il Nicaragua dopo questo seminario, dopo i primi articoli, e continuare a tenere alta l'attenzione fino alle elezioni e dopo. Ci tenevo veramente a dire questo, sia per assicurare che siamo sul pezzo, che siamo in piena attività, ma per raccomandare che anche l'opinione pubblica italiana lo continui a fare, e lo dico per l'ultima volta, un'altra volta, perché è veramente un sostegno importantissimo che riceviamo noi e che credo riceva la società civile nicaragüense. Ecco, grazie molte. Grazie, signor ambasciatore, veramente un piacere, uno stimolo avere la conferma, insomma, di poter avere nell'ambasciata italiana di Managua un interlocutore, anzi più di un interlocutore, diciamo, un amico in una riflessione, in uno sforzo per trovare le forme per spingere a processi di democratizzazione, di consenso nazionale, di dialogo in Nicaragua. È molto significativo, non lo sapevo, ma molto importante l'impegno dell'ambasciata di sostegno ai familiari delle persone arrestate. Come sappiamo, di moltissime di queste persone non si sa praticamente nulla, neanche i familiari sanno esattamente dove si trovano, neanche gli avvocati. Quindi molto importante. Ora, io, come dicevo, abbiamo ricevuto alcuni stimoli, sostanzialmente, diciamo, si riferiscono a due grandi temi, i paesi di cui più abbiamo qui parlato, il Nicaragua e il Salvador. Per quanto riguarda il Nicaragua, ci si chiede che possibilità ci sono, in particolare per Haidé, che l'opposizione sociale, quindi insomma che i movimenti che abbiamo visto così forti, attivi nel 2018, possano di nuovo diventare protagonisti dopo un periodo. Quindi non è stato detto forse, ma il Nicaragua credo sia l'unico paese in tutta l'America Latina e Caraibi, è uno dei pochi al mondo in cui l'opposizione non può manifestare. Semplicemente dice, ho letto degli articoli che dicono l'opposizione in Nicaragua non è neanche capace di fare una piccola concentrazione, e che non la puoi fare. Per molto tempo i siti del governo pubblicavano proprio quasi come una sfida. Sono venuti due studenti a chiederci l'autorizzazione per una manifestazione, non ci sono le condizioni, autorizzazione negata, poi hanno smesso. Però ecco, quindi date queste condizioni, che possibilità c'è che questo? Poi, sempre sul Nicaragua, qualcuno ricordava che vi sono stati episodi, adesso senza entrare nel dettaglio, ma insomma di enti locali italiani che hanno intrapreso iniziative, per esempio di collaborazione con la polizia nicaragüense, proprio nei momenti in cui questo era uno strumento di grave repressione, sostanzialmente segnalando in questo una mancanza di informazione nella società italiana, che comunque è grave e tutti quelli che sono qui presenti intendono aiutare a superare. Questo per quanto riguarda il Nicaragua, quindi chi vuole dire la sua, prego. Per quanto riguarda il Salvador, invece, ci si chiede, da una parte, diceva Padre Tojeira, che la società civile non riesce ad andare al di là di una risposta puntuale, di essere al di là di una funzione, o meglio di rispondere a stimoli in modo reattivo, ecco, ma non riesce ad essere propositiva. E la domanda è: come potrebbe la società civile essere veramente propositiva di un modello diverso, di uno sviluppo diverso del contesto nazionale? E sempre sul Salvador si sottolineava che comunque le classi dirigenti uscite sconfitte dalle elezioni evidentemente hanno anche gravi colpe in termini di corruzione e di perdita di credibilità, che sono poi alla base della vittoria straordinaria di Bukele e del suo partito. Ecco, questi sono i due temi che credo possano ben sintetizzare le domande arrivate. E infine un'ultima questione che attraversa questo, tutto quello che abbiamo detto, ecco, in tutto questo la realtà indigena
i movimenti indigeni, che abbiamo visto così importanti in altri paesi, che ruolo gioca? Ecco, a voi la parola, abbiamo circa un quarto d'ora, 20 minuti, gestiamoci il tempo per dire le cose che interessano e interessa dire senza sentire il fiato sul collo del tempo, ecco, però autogestendolo questo tempo. Prego, chi vuole rispondere? Bueno. Sì, muchas gracias. Bueno, sì, posso iniziare io. Allora, se facciamo riferimento anche alla sociologia, possiamo comprendere a fondo che ogni atto di ribellione è ripetibile, però sempre con sfaccettature diverse. Gli atti di ribellione si ripetono, ma in modo diverso. La reazione di aprile del popolo nicaraguense è stata importante perché tutta la popolazione si è unita, ha fatto una grande azione di ribellione, una ribellione autoconvocata, autofinanziata, dove il popolo, le donne dei mercati, le donne che si occupano della distribuzione dell'acqua, quindi le comunità intere che hanno sempre contribuito alla sostenibilità della società, al mantenimento di questa grande resistenza civile e pacifica. Ma sfortunatamente sapete che il regime ha risposto a questa ribellione, come ci dicono anche gli organismi internazionali che si occupano di umani. La risposta è stata molto violenta, che ha causato 328 vittime, oltre 1000 feriti e oltre 100 persone che hanno dovuto allontanarsi dal paese per poter tutelare le proprie vite. E più di 1600 persone sono passate dalle carceri di Ortega e ad oggi abbiamo quasi 140 cittadini privati della propria libertà in modo arbitrario. E oggi 21 oppositori sono stati sequestrati, due ex vice cancellieri, abbiamo dei dissidenti che sono comunque stati reclusi e che avevano l'obiettivo di liberare Daniele, come anche nel caso del guerrigliero Torres, una ex premier dama, che è la moglie di Arnoldo Alemán, con cui è arrivato a patti e che si trova reclusa, un dirigente imprenditoriale di una grande azienda, un giornalista, due lavoratori di ONG, persone che sono scomparse. Non sappiamo dove si trovino in questo momento, i loro stessi familiari lo denunciano da quasi 40 giorni. E questo dà un'idea generale del motivo per cui il popolo nicaraguense in questo momento ha deciso di non essere per strada. Lo Stato sta esercitando terrorismo. De parapoliziales in tutto il territorio. Ci sono figure, forze di polizia che si presentano quasi davanti alla porta di ogni oppositore, intimidendo persone che con i fucili impediscono alle persone di opporsi e continuano ad uccidere. E se gli esiliati decidessero mai di tornare, sanno già quale sarebbe il destino ad aspettarli. In queste condizioni è ovviamente molto complicato per un popolo uscire in strada. Ecco perché la resistenza, diciamo noi, è viva. La popolazione non si considera sconfitta. Le persone stanno continuando a sollevare le proprie voci. La resistenza è lì, viva, pronta, in attesa dell'intervento della comunità internazionale. Se non ci sono decisioni rapide,
da parte della comunità internazionale non potranno mai ribellarsi ed uscire sulle strade. Questo non farà altro che esporre nuovamente a nuove morti, cosa che abbiamo già sperimentato. Ecco perché con questo incontro io voglio cercare di ricordare quella risoluzione approvata con 629 voti nel Parlamento europeo, una risoluzione importante che definisce una serie di misure da attuare, ma in questo momento urge applicare una azione concertata dell'Unione Europea assieme agli Stati Uniti e Nazioni Unite. Non dobbiamo attendere novembre, il momento è adesso, dobbiamo intervenire adesso. Grazie Aide, non so se Gianni voleva intervenire. Sulla questione, diciamo, citata prima, di eventuali collaborazioni di cooperazione, è evidente che in situazioni del genere è sempre molto problematico prendere delle decisioni che possono influire negativamente sulla popolazione civile. Ci sono stati due uragani di fila alcuni mesi fa, per dire, e quindi non è che non si possa, però siccome fino ad ora, come diceva Dario Conato prima, le sanzioni si sono limitate fondamentalmente al clan della famiglia numerosa Ortega, comunque bisogna prestare molta attenzione. Allora, la questione citata prima, che si riferisce alla vice sindaca di Milano che fa una cooperazione con la presunta polizia turistica, la formazione della polizia turistica in Nicaragua, di questi tempi che di turismo purtroppo ce n'è, insomma, è un tema, è una cosa che penso che abbia poco a che fare direttamente con l'ambasciata nostra a Managua, perché è l'iniziativa di un ente locale come il Comune di Milano, sollecitata comunque dal console onorario italiano a Managua, quindi su indicazione del governo nicaraguense. Bisogna prestare attenzione che comunque poi in un anno elettorale la priorità è quella di mettere delle condizioni perché il prossimo processo elettorale delle presidenziali di novembre e sia fatto con trasparenza, con osservatori internazionali, e che questa è la priorità in questa fase qua, nella quale i diritti della popolazione del Nicaragua vengono di fatto azzerati in un clima di stato di polizia. Scusa Gianni, solo una precisazione, hai detto questa iniziativa di Milano, che poi credo non sia andata oltre colloqui, hai detto sollecitata dal console onorario italiano a Managua, no? Del console nicaraguense onorario a Milano. Ecco. A Milano, scusate. Sì, bene. Sulla domanda relativa al Salvador, padre Tojeira, su come la società civile potrebbe incidere senza essere solo reattiva, vuol dirci qualcosa? Sì. Io credo che è sicuramente importante. Sì, certo, io ritengo che sia fondamentale, soprattutto se vogliamo creare il progetto di un futuro alternativo per gettare basi a qualcosa di nuovo, non solamente pensare magari generare critica. L'obiettivo è quello di lavorare per una società giusta e allo stesso tempo dovremmo insistere sui diritti economici, sociali e culturali e anche ecologici. E dovremmo farlo anche concentrandoci al contempo sui diritti civili e sociali, perché tutti questi sono fondamentali e l'intervento della comunità internazionale, la solidarietà internazionale, la stessa società civile del Salvador tendono a insistere molto sui diritti politici e civili, che ovviamente sono necessari. Ma nel momento in cui si relegano a
questi, ci dimentichiamo poi di un altro aspetto della società, perché abbiamo la società che ci dice altro con altre facce. Abbiamo sempre avuto regimi autoritari in America Latina, si ripetono in modo sistematico, nonostante piccoli sforzi democratici che a volte si manifestano con molta timidezza. I paesi che hanno avuto maggiore stabilità in America Latina sono dei paesi che hanno sicuramente migliorato i propri diritti economici e sociali e anche culturali, poi conseguentemente. Sono paesi che hanno sicuramente riportato degli avanzamenti. Quei paesi che non hanno potuto crescere, che non sono potuti crescere in questo senso, sono quelli che hanno mostrato maggiore autoritarismo. Nella società economica, nella società civile, abbiamo ovviamente la necessità di tener conto di vari aspetti. Ad esempio, in America Latina c'è molto poca coscienza sociale. La coscienza sociale è essenziale. Abbiamo bisogno ovviamente di solidarietà, riforma fiscale, ma sono aspetti sistematici. Soprattutto prevalgono sempre gli interessi dei grandi capitali e sono quelli che hanno poi evitato ed impedito lo sviluppo di quei diritti che sono stati soppressi fortemente da alcuni regimi autoritari. Pertanto ritengo che dovremmo lavorare su queste tematiche, perché altrimenti corriamo il rischio di essere esposti a regimi autoritari che corrono a loro volta il rischio di diventare in dittature ed infine dittature molto sanguinose. Io penso che Nicaragua forse ancora non si trovi in questa condizione, ma è veramente al bordo, sulla cosiddetta borderline. A novembre vedremo che cosa accade. Lo stesso El Salvador è in una situazione molto complicata per il Guatemala, per l'Honduras, anche nel caso dell'Honduras esistono definizioni come il narco Stato. Ci sono delle situazioni che hanno portato presidenti in carcere, ma la situazione è veramente indignante, è veramente penosa, soprattutto per lo Stato in cui vive la società. Dovremmo lavorare molto di più nei diritti sociali ed economici, difendendo poi allo stesso tempo quelli che sono i diritti civili e politici, ma prima secondo me arrivano i primi menzionati. Muy bien. Lucia, muchas gracias, padre Tojeira. Espero tengamos... Grazie, padre Tojeira. Sicuramente avremo la possibilità di approfondire il tema nei prossimi mesi. CESPI collaborerà in un progetto specifico con la popolazione del Salvador e spero che sia possibile poter continuare questo scambio. Due parole prima ancora di chiudere questo webinar interessante. Spero che sia stato interessante per tutti in realtà. Vorrei fare un riferimento al tema dei movimenti indigeni, delle comunità indigene. Il tema delle comunità, dei nativi, si unisce sicuramente e si interseca con i diritti che abbiamo menzionato. E vorrei ricordare che in Nicaragua nel 2018, tra i vari fattori dello stato sociale, ha sofferto un incendio del Rio Maíz, una riserva molto importante per il paese, di gran valore simbolico per queste popolazioni indigene, di grande valore culturale, grande risorsa per le popolazioni indigene della cosiddetta zona atlantica del Nicaragua. E in Honduras, quindi la lotta dei movimenti, dei contadini indigeni che lottano per le loro terre, ed è proprio qui che sono stati colpiti i difensori dei diritti umani, dove ha perso la vita Berta Cáceres, che abbiamo menzionato, ed è una lotta che ha a che vedere molto con i diritti della cittadinanza rispetto a oligarchie di qualsiasi colore. Abbiamo parlato molto di potere questo pomeriggio, ma
i diritti umani sono dei diritti di vario tipo, tra questi ambientali delle comunità. E si è lavorato molto, ad esempio, in Guatemala per la difesa di alcuni diritti, soprattutto sociali, facendo veramente leva sulla democratizzazione del processo. La situazione negli anni Ottanta si perpetua ancora per certi versi nella popolazione del Guatemala, con molti soprusi che in parte hanno a che vedere con la rivendicazione dei diritti alle terre e dei diritti delle popolazioni indigene. Quindi con questo commento ho voluto chiudere. Ci sarebbero state molte più cose da commentare, quanto abbiamo ovviamente discusso questo pomeriggio getta le basi per i futuri lavori. I lavori che abbiamo annunciato qua oggi ovviamente proseguono dietro le quinte, restiamo a disposizione di tutti. Proseguiremo nei prossimi mesi a collaborare tra di noi per l'America Centrale. Noi come CESPI lo faremo ovviamente in relazione anche ad altri territori, anche per l'Europa, il Mediterraneo, perché è uno degli assi principali del nostro lavoro. E quello che è accaduto, questa comparazione magari tra America Latina, Messico, America Centrale, è sicuramente di gran interesse per le nostre attività di studio. E chiudo la parola a Daniele Frigeri, che è il direttore del CESPI, che ci ha aiutato moltissimo nella parte tecnica di questo webinar di oggi. Buonasera a tutti. Io intervengo solo per ringraziare chi ha partecipato a questo incontro, a questa riflessione molto estremamente interessante e carica appunto di contenuti e di contributi anche personali. Credo che l'attenzione verso il continente sudamericano e Centro America sia un'attenzione sempre più necessaria, non solo per i legami storici, culturali, eccetera, che l'Italia ha, ma perché sono una componente rilevante nelle dinamiche internazionali, nonostante appunto in Italia c'è una forte distrazione, chiamiamola così. Ecco, io non allungo ulteriormente il webinar, ringrazio davvero tutti, ringrazio in modo particolare le persone che ci hanno aiutato in queste due ore nella nostra riflessione. Grazie davvero moltissimo, e con la speranza di poter rinnovare anche questa riflessione, portarla avanti e poter avere altre occasioni di confronto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Alla prossima. Buonasera, grazie. Ciao. Grazie. Recording stopped. Gianni, te esperamos aquí, en Centro América. Quiero llegar cuanto antes. Estupendo, muchas gracias a todos, encantado Aide, Lucía y igual, todo lo demás, Dario. Ay, sí, mucho gusto habernos conocido. Sí, un gusto para mí también, espero que sigamos en comunicación. No, Padre Togueira, Aide, ya saben que nos van a tener encima de ahora en adelante bastante a menudo. Sí. Ojalá en condiciones mejores, ¿no? Para decir, mire cómo estábamos y cómo estamos ahora. Claro. Bueno, un gran abrazo.